L'arena del Tonino d'Angelo sarà teatro di un derby della Murgia appassionante e leonino, in ossequio allo stemma delle due squadre che si sfidavano, Team Altamura e Bitonto, ovvero sia la terza forza del girone, ma forza per davvero, e la banda dei ragazzini terribili che sta strabiliando tutti e non si smentirà manco in questo meriggio plumbeo. Mister Ciro Ginestra sistema la tria della Cassia Schiavino Bertolo a protezione di Spina fra i pali. Nel mezzo Gansi, facitore di gioco, assistito da Dipinto e Bolognese. Ai lati Murtas e Sepe, davanti il duo esplosivo Sosa Croce. Il nocchiere Valeriano Losseto risponde con Petrarca in porta, muraglia difensiva eretta da Gomes, Silletti e Tangorre. In mediana il sagace metronomo Clemente, il pugnace Cardore e il gladiatorino invitto Mariani accanto a lui. Pendolini scalpitanti, Riefolo e Chiaradia. In attacco il fosforo di Mavvei e la polvere da sparo di Figliolia. Si parte. Minuto 7, palla filtrante di Chiaradia per Mariani, che spina mura in uscita. Il colpo di testa di Mavvei viene allontanato dalla linea bianca da Schiavino. Tre primi e punizione a giro di Sosa, respinta tremebonda di Petrarca e ribattuta vincente di Croce, 1-0. Giallo in area bitontina al 22esimo, Sosa sgomma via il capitano, entra in area e imbecca Croce. Petrarca devia distinto, la punta murgiana svirgola una parabola stramba, il cuoio sembra oltrepassare l'ultima riga, volo d'arti marziali di Silletti che tira fuori dalla porta il pallone che scheggia il palo. L'arbitro fischia fallo di confusione sulla ciaccapesta susseguente. Subito dopo la mezza il pareggio, mirabile geometria nero-verde a centrocampo, Maffei si invola sulla sinistra, inebria i mastini biancorossi e affetta un destro imparabile nell'angolo. 5 minuti e sorpasso, pennellata da destra di Riefolo su invito di Mariani e incornata sbrecciante di Figliolia, 1-2. Ancora thriller nei 16 metri ospiti, da sinistra Murtas cross in area, contatto dubbio fra Riefolo e Sepe, Bolognese rimette al centro, Cardore ribatte, volea acrobatica di Gansi che si infrange sul legno. Nella ripresa, la rabbiosa visse dei padroni di casa sarà eroicamente sopita dalla quasi francescana inclinazione al sacrificio degli avversari. 13esimo, collo al volo di Casiello e guizzo felino di Petrarca che sventa. Sosa da distanza ravvicinata al 21esimo, esterno della rete. Poco prima della mezz'ora, contropiede vertiginoso del Bitonto, Corrado scarica per Riefolo, botta troppo alta. Gli altamurani calibrano traversoni in gran coppia in direzione della difesa nostra, che si fa inespugnabile Fortalamo e griffa così un blitz insperato ma meritato. Sugli spalti, i cuori dei tifosi venuti dalla città dell'Ulivo battono all'unisono ed è sublime apoteosi.